Questa sera per Budo International siamo venuti a Chieri, Chieri, siamo dal maestro Massimo Carrara nella tua associazione dove si pratica il Viet Vo Dao. Innanzitutto, Massimo, come si chiama questa associazione? Allora, l'associazione si chiama Viet Vo Dao Club Vienong ed lavoriamo sia a Chieri, dove sei qui tu questa sera, e a Pino Torinese, dove teniamo un corso di bambini, un corso di Tai Chi, quindi di ginnastica lenta, dolce, la cosiddetta ginnastica di lunga vita, dove si sfrutta l'energia interna. Senti, da quanti anni insegni il Viet Vo Dao? Ma il Viet Vo Dao io è dal 1979 che pratico Viet Vo Dao, quindi che insegno qui a Chieri sono una quindicina d'anni, forse qualcuno in più con gli anni passati a Pino Torinese. Senti, abbiamo visto prima una parte degli allenamenti, quindi abbiamo visto ragazzi a livelli diversi allenarsi e soprattutto abbiamo visto l'efficacia del Viet Vo Dao, cioè alcune tecniche estremamente efficaci, sia a mani nude che con le armi. Allora, dici due parole su appunto la filosofia e la praticità del Viet Vo Dao. Allora, questa sera trovi diversi allievi, ci sono degli allievi che sono i più piccoli, che sono appena passati dal corso dei bambini al corso degli adulti e stanno lavorando insieme agli adulti e arrivi sino a trovare dei secondi dan e dei terzi dan che si allenano in palestra, quindi le tecniche che hai visto di forbici alla gola, piuttosto che le forme con le armi, sono tutte fatte da cintura nera di dan diversi. Del Viet Vo Dao si inizia soprattutto con un principio, con quello della perfetta coniugazione tra forza e flessibilità. Quindi tutti gli atleti sviluppano attraverso la ginnastica, attraverso l'allenamento, la ricerca costante di una maggior flessibilità. Questo ovviamente non deve andare a discapito della forza e della tecnica che noi esercitiamo. Senti, disciplina estremamente complessa, abbiamo visto anche che adesso i ragazzi stanno mettendo le protezioni, questo per garantire la loro incolumità e soprattutto per poter esercitare appieno l'efficacia del Viet Vo Dao. Certo, il combattimento sportivo del Viet Vo Dao è una delle parti integranti della nostra disciplina d'arte marziale, è estremamente temibile, seppure il nostro regolamento sia equiparabile a un livello di un semi-contact, perché non esiste contatto pieno, viene in qualche modo richiamato perché gli atleti si devono allenare a colpire senza creare danno, perché non è una disciplina la nostra dove esiste il KO tecnico, ma si vince a punteggio, quindi le tecniche più efficaci, più precise, portate sui punti vitali, hanno sicuramente un vantaggio in termini di riconoscimento di punti da parte del corpo Quindi se arbitrale. esistono delle competizioni, esistono anche dei campionati veri e propri. Certamente, a brevissimo, alla fine di questo mese, ci sarà il campionato regionale del Dodao, per passare poi ai primi di febbraio ci sarà la gara nazionale che si terrà ad Asti, nel quale si contenderanno il podio le varie scuole di Viet Vo Dao, dal Lazio al Veneto, al Piemonte, all'Emilia Romagna, e si scontreranno tra di loro nella nostra tradizionale gara annuale. Bene, allora cercheremo di essere presenti ad Asti per questa gara nazionale per vedere l'efficacia e le gare di Viet Vo Dao. Sarà un piacere avervi ospiti ad Asti per le nostre gare nazionali. Bene, adesso andiamo a vedere altri esercizi nella tua accademia Certo. di pratici di Viet Vo Dao. Certo. Grazie Massimo. Grazie a te.